Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Eccovi, buongiorno Dalia, buongiorno Mirko, buongiorno Cristina. Ah, quanti! Buongiorno Katiuscia. Antonietta, Rosa Maria, Colette, Flavia, Valentino, oh, buongiorno, Maria, Susanna, buongiorno, buongiorno, Sabrina, eccoti, Marica, buongiorno, spero di restare fino alla fine, alle 12:30 devo andare, tutto sarà registrato e tutto sarà disponibile all'interno di questo gruppo Facebook e sarà rivisitabile. È una magia meravigliosa, ah, una maglia meravigliosa, ah, eccoti Tania, eccoti. Quale maglia poteva essere più adatta per oggi? Questa. Buongiorno Azzurra che saluta tutti, sono in diretta, la prima masterclass per me, benvenuta Katiuscia. Cristina, buongiorno, buongiorno. Wow, volevo impostare la chat sopra in modo che potevo vederla all'inizio, prima di iniziare nel vivo di questo modulo. La prima finestra separata, no, vabbè, poi ci farò esperienza con la chat di Facebook. Buongiorno Claudia, buongiorno Maria Rita, buongiorno, buongiorno. Eccoci. Connection, oltre i registri akashici, modulo 1. Modulo 1. Questa diretta è sia su Facebook che su YouTube. Questa prima diretta, direi. Perché andare in live in tutti e due i canali mi rallenta un po' il sistema, quindi poi continuerà unicamente su Facebook e invece su YouTube andrò a lasciare in descrizione tutti i dati e le informazioni utili per accedere all'interno della masterclass su Facebook e quindi ci rincontreremo tutti qua in questo spazio consacrato. Svetlana, buongiorno, Claudia, buongiorno. Allora, partiamo immediatamente facendo una presentazione di ciò che andremo a co-creare dentro di noi, fuori di noi, ovunque intorno a noi. E ovviamente all'interno delle domande di accesso io so ho fatto entrare all'interno di questo gruppo, ma voi tra voi non sapete chi è entrato e si va a creare un'unione, una connessione incredibile conoscendosi. E vi dico anche questa cosa che è veramente simpatica. Quando ho creato il primo evento e vi ho mandato la notifica, accidentalmente, ma poi mai nulla è un caso, infatti mi ha riempito il cuore questa cosa. Ho creato una chat dell'evento e non me ne sono resa conto. Qui a un certo punto il telefono ha iniziato a inondarmi di notifiche di voi meraviglie che continuavate: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Poi chi c'era? C'era chi si presentava, c'era chi salutava tutti ed è stato bellissimo perché è stato. Ho detto. Ok, apro l'evento e c'era anche la chat incorporata, ma non lo sapevo. E vedervi lì a salutarvi è stato veramente meraviglioso, meraviglioso. Quindi, ritorniamo alla chat. Vi chiedo, iniziamo da questo. Buongiorno Daniela, buongiorno Katia, buongiorno. Iniziamo da questo. Chi è in questo straordinario gruppo che legge i registri akashici? Chi è che se li è fatti leggere almeno una volta nella sua vita? Chi è che è la prima volta che sente trattare questo argomento ed è qui all'interno di questo gruppo?
Sei vestita di cielo, meraviglia. Lombi Lombi, eccoti. Benvenuta, benvenuta. Allora, Cricri dice io nel senso li leggi, te li sei fatti leggere la prima volta. Marica, eccomi, li leggo di te. Lo so e sono contentissima che lo stai anche conclamando all'interno di questo gruppo. Salgo su, eccovi, eccovi. Ah, ma buongiorno, buongiorno, meraviglia, buongiorno. Tania dice: me li sono fatti leggere una volta e basta. Ok, se ovviamente volete condividere anche la vostra esperienza di che cosa vi è arrivato, no? Nel momento in cui ve li siete fatti leggere, condividetela pure. Sono stata molto nel flow delle settimane precedenti a questa masterclass e ho voluto condividere su Instagram, nelle stories, tutta la parte delle testimonianze che ritrovavo più potenti da condividere per quanto riguardava proprio le letture akashiche, per poter far vedere alla community che genere di esperienze avevano vissuto altre uomini e donne. Quindi, se avete il piacere di condividerlo anche qua, è uno spazio estremamente consacrato, credetemi. Siamo in 106 al momento nel gruppo Facebook e sono stati tagliati tanti fuori. Proprio con l'intento che ci tenevo che fosse un gruppo totalmente puro, con una condivisione pura, in linea con. Diciamo tra molte virgolette l'argomento perché sarà veramente un'esperienza oltre che una masterclass ed è tutto proprio il terreno è pronto proprio per accogliere tutta questa esperienza. Me li ha letti un'amica una volta, dice Katusha. Maria dice che ha fatto il corso di lettrice e maestra del registro akashici. Ok. Antonietta, io sono iniziata, ok, ma non riesco, come fossi bloccata, ne parleremo. E me li sono fatti leggere, meraviglioso, me lo auguro tanto, ok, bellissimo. Valentina dice, me li sono fatti leggere, ok, ah, è saltata la chat, aspettate che risalgo, eccomi, eccomi, eccomi. Io me li sono fatti leggere. Una volta me li sono fatti leggere, dice Cricri. Antonietta, cuori, cuore valanghe. Katia, io li ho fatti leggere e ho anche l'attivazione a lettore, ma non l'ho mai letta a nessuno. Ok, io non ancora, vorrei, dice Daniela. Benissimo. Flavia, anni fa me li hanno letti. Li leggo da poco anch'io, solo per me stessa. Perfetto. Perfetto, a me li hanno letti, dice Nadia, eccoti. Chamois. Ok, li leggo, ma non li ho più aperti ormai da qualche mese, Maria Rita. Ok. Marica, io me li ero fatta leggere e avevo il corso, ma non l'ho mai utilizzato perché non mi convinceva. Anche su questo entreremo in profondità. Claudia, io sono lettrice, ma non ho ancora messo in pratica, mi sono fatta fare due letture un mese fa. Allora, benvenutissima, sei nel luogo perfetto, anzi, è di eccellenza per questa tematica. E molto di più, in realtà, è molto di più. Nadia, eccomi, buongiorno a tutti. A me li hanno letti una volta, ok. Antonietta dice. Questo è interessante ed è meraviglioso che esca fuori proprio perché siamo all'interno di una condivisione potente che presenta e introduce tutto quello che verrà. Antonietta dice: una mi ha anche detto, sei del segno del toro, non li leggerai mai, sei troppo mentale, ma non mi perdo d'animo, assolutamente no, non mai farsi incapsulare all'interno del pensiero o della percezione di qualcun altro, mai. Per quanto riguarda i registri akashici, è tutto, nella propria esistenza, nella propria incarnazione, in quanto si va sempre a parlare di se stessi. Mai si parla dell'altro, si parla sempre di se stessi. Lo vedremo oggi anche questo.
Rosa Maria, io da un po' di tempo ho provato tramite una meditazione su YouTube. Ok, ad accedervi però sentivo come un blocco. Meno male, magari era una protezione per te. Cioè non riuscivo ad aprirmi come avrei voluto. Ah, che meraviglia! Qualche testimonianza straordinaria. Eccovi, eccovi. Tania, io ho pianto tanto, è stato emozionante ed era come farsi abbracciare. Bellissimo. Dalla tua anima ti avrà abbracciata. Io sono per la prima volta, ok, ma già hai sentito parlare dei registri, perfetto, che mi hanno sempre attirato incuriosito, Svetlana. Antonietta, ma i registri mi hanno aiutato tantissimo, davvero tantissimo, quando me li hanno letti, mi hanno illuminato il cammino. E infatti è un qualcosa di incredibilmente potente entrare all'interno dell'argomento o del flusso dei registri akashici, perché proprio vanno a chiarificare il proprio cammino, la propria strada e a direzionare proprio. Michela, buongiorno, eccoti. Si è fatta leggere i registri, mi è stato utile per capire quali passi dovevo fare in quel momento. Esatto, proprio, vedi che è sempre tutto perfetto, in linea con ciò che è stato appena detto. Adoro. Eccoti azzurra, ne ho sentito sempre parlare, ma mai provato di persona. Ok. Molta potenzialità, ma difficoltà a trasformare le informazioni in realtà. Tu tesoro, sicuramente, come dicevo nella diretta di benvenuto, sei tra la coscienza cosmica che vuole entrare nella materia per creare. Bellissimo. Lo descrivevo proprio nella diretta di benvenuto. Elisa, buongiorno. Ciao Sasha, io non li conosco, non li ho letti, né qualcuno me li ha letti. Mi piacerebbe saperne di più. Sei nel posto giusto. Aua, aua, anche a me mi sono stati letti da una ragazza e in seguito ho fatto un corso, ok? Mirko se li ha fatti leggere una volta, perfetto. Katia dice anche io mi sento bloccata nel leggerli, per questo non ho mai praticato, perfetto, ok. Mirko, ho comprato un libro che sta ancora lì. Magari dopo questa masterclass quel libro sarà pronto per essere letto. Se risuonerà ancora con te. Ovviamente. Awa dice non li ho letti mai a nessuno. Ok, Cristina dice ne ho sentito solo parlare. Ne ha un'infarinatura. Benissimo, benissimo. Ah. Aspetta che ero arrivata da Alexandra. Eccola, buongiorno Sasha. Eccoti, eccoti. Buongiorno, buongiorno. Valentina dice non ancora, ma credo si stia avvicinando il momento. È già qui. È già qui il momento. Ecco, Paola, buongiorno splendore, me li hanno letti e ho fatto il corso per il primo livello, ma non li apro da mesi. Ok, potrebbe aprirsi una nuova opportunità per te. Allora. Sabrina dice che si è bloccato il video. Fatemi sapere se mi vedete e mi sentite bene. Katiuscia le ha risposto no, quindi a Katiuscia va tutto bene. Fatemelo sapere se ci dovesse essere qualche intoppo sul video. Io vedo qua nella matrice dello streaming che sta funzionando, ma è un po' lento perché si è anche su YouTube. Da domani saremo solo qua su Facebook. Colette, tesoro, me li hanno letti. Ho fatto anche il corso per leggerli. Lo so, ne abbiamo parlato a fondo, io e te. Mi erano aperti solo un paio di volte dopo il corso. Ok, ma li ho aperti. Ok, Michela. Tra le altre cose, mi è stato che la mia forza è nel mio nome e ancora non ho capito. Difficilmente si comprendono a livello logico le informazioni che passano dal collettivo, o da Kasha, o dal zero point, o dal campo di informazioni, o dal campo morfologico, o dalla matrice. Possiamo veramente chiamarlo in tantissimi modi, tantissimi. Ok, Susanna, buongiorno. Ok, mi danno feedback che mi vedete bene, mi sentite bene, grazie, grazie.
Dove ero arrivata? Susanna, eccoti qua. Io me li sono fatta fare, ma diciamo che sono la persona più scettica del mondo, non perché non credo a niente, anzi, ho sempre paura che le credenze di chi li legge influiscano nella lettura. It's real. Gloria, buongiorno! Buongiorno, Glory King! Adoro, adoro. Katia, buongiorno. Romina, conosco l'argomento, ma non me li sono mai fatta leggere e non so leggerli. Ok, siamo qui. Siamo qui. Non li vedo bene. Antonietta risponde a Sabrina, grazie, grazie. Magari è la connessione. Io me li sono fatta leggere una volta e poi ho fatto un corso, però è da un po' che non li apro, ok? Ti vedo, tutto ok, grazie, grazie, grazie. Ci sei, Samina c'è. Anche per me si era un attimo bloccata, ma era tutto ok, grazie Marica. Ok, perfetto. Michela potrebbe essere legato all'Arcangelo Michele, forse magari c'è una connessione particolare. Si vedrà tutto. E Nadia dice che mi vede e mi sente bene. Perfetto, perfetto. Ok, quindi questo era anche utile. Torno alla live su Facebook. Questo era anche utile come co-creazione di questa masterclass, per anche voi avere un'idea, in base ovviamente a che affinità al momento avete con il campo akashico. Lo chiameremo così per identificarlo e per far sì che la nostra comunicazione sia quanto più chiara possibile, ma parliamo di qualcosa di veramente molto molto più esteso. Molto molto più esteso, che si può ritrovare all'interno delle informazioni che passano all'interno del campo akashico nella materia, quindi libri, corsi, istruzioni, eccetera. Ma è un qualcosa che si va a ritrovare all'interno di tantissimi altri argomenti e trasmissioni. Diciamo che all'interno dell'argomento come viene passato Akasha è molto poetico. È molto molto poetico. E piace. Piace quella poesia, ma poi si avverte che manca qualcosa. Qualcosa va a mancare. Perciò noi oggi siamo qui in questo primo modulo dove parlerò a te senza filtri. Sarà un'esperienza veramente molto particolare, in quanto andremo a sperimentare la maestosa esperienza della dualità nel momento in cui la coscienza si è andata a dividere per potersi osservare all'esterno e prendere consapevolezza di se stessa. In altre parole, parlerò tra me e me, tra te e te. Non c'è differenza, sono in questo momento un canale e tu vedi questa faccia, ma se ci fosse la tua sarebbe uguale. Uguale. Anzi, è così. È solo l'illusione della materia questa. Ma è una parte di te che ti sta raccontando qualcosa che tu già sai. E sarà emozionante, molto molto emozionante. Prima di iniziare continuo a leggervi un attimo e poi iniziamo con l'introduzione. Va bene, perfetto, Serena. Ho da un po' di tempo il desiderio di saperne di più e di provare ad accedere. Ma aspettavo queste dirette. Top. Sasha, una delle poche di cui ripongo fiducia. Onorata. Onorata, onorata. Katia dice, mai fatti leggere, è la prima volta, sempre incuriosita ma sempre bloccata. Ci sono dei motivi molto molto particolari di questi blocchi. Perché mi viene da piangere? Stiamo muovendo di tutto. Stiamo, Maria,
Tu mi conosci? Stiamo veramente muovendo di tutto. Drenate, drenate tranquillamente, se vi viene da ridere di colpo ridete, se vi viene da piangere piangete. Perché adesso ci saranno anche le avvertenze, perché queste cose capitano all'interno del mio campo energetico. Buongiorno Olga! Io mi emoziono per poche cose, ma tu mi fai sempre piangere di gioia. Wow! Azzurra dice, mi sto emozionando, ve lo sto proprio trasmettendo, però io sono emozionatissima e ho voglia proprio di godere di questo straordinario gruppo, di questo straordinario evento. Sarà molto divertente, per me sicuramente. Vi farò divertire, vi farò sperimentare. Per chi non ha mai avuto ancora un'intenzione, no? Di entrare all'interno del campo akashico, sarà un'esperienza meravigliosa e sono veramente tanto felice che tu sia qui. Per chi invece ha già familiarità con l'argomento oppure ha un'infarinatura dell'argomento, sarà il vedere ciò sotto un punto di osservazione totalmente differente. Let's go. Alessandro ci saluta, che entra per qualche minuto, ti attendiamo in differita, anzi, chi guarderà questa live in differita me lo faccia sapere nei commenti, così vi vedo che ci siete, scrivete proprio differita e io so che siete passati di qua. Colette, parole potentissime, brividi, yes, brividi ovunque. Tania dice, anche a me viene da piangere, dalla gioia infinita di avere questa occasione. Grazie di essere qui. Grazie di essere qui. Svetlana dice, io sento l'energia che mi scorre nei palmi. E anche di più, adesso sarà sconvolgente. Allora, ho l'impostazione della live con la registrazione sopra e la chat sotto. Quindi ora salirò e dopo un po' verrò a vedere i vostri commenti. Quindi ho la pelle d'oca, dice Michela. Ah, sono Laura. Ok, Laura. E che mi appare Alessandro. Perfetto. Ok, Laura, Laura. Qui ogni tanto farò su e giù per leggermi. Carissima Sasha, leggere i registri mi ha fatto entrare di più in contatto con il mio potere personale, certo. Apre dentro di sé infinite potenzialità. Infinite. Ok. E leggerli agli altri mi ha fatto toccare con mano quanto. Aspetta. Dove sei? Eccoti. E leggerle, ok, mi ha fatto toccare con mano quanto sia la mia strada essere guida per gli altri. Meraviglioso, meraviglioso. La terra ha desiderio di guide. Meraviglioso. Valentina dice felice di non aver fatto il corso a febbraio e di aver aspettato. Però è già a febbraio, forse dicevo su Instagram, che si stava preparando, ma ci volevano dei tasselli importanti per poter passare questa comunicazione in un certo modo. Quindi ora ci sono tutti. Meravigliosa energia, yes, Laura. Ok, salgo, tra un po' vengo a leggervi. E allora, avvertenze. Avvertenze, avvertenze. Allora, la prima, questa masterclass non è gratis. It's free. È diverso. È libera. Perché è libera? Magari qualcuno di voi me l'ha sentito dire all'interno delle stories su Instagram, dove condivido tantissimo, o all'interno di qualche post o reel, non lo so, ma sono certa di averlo detto da qualche parte. Akasha è nostra. L'abbiamo creata noi. E ci ha creati, come dicevo prima, la coscienza per consapevolizzarsi di se stessa si divide per osservarsi.
Siamo la rappresentazione fisica della nostra creazione. E mi emoziona talmente tanto e che scorre proprio dentro la mia linfa, le mie vene, dentro ogni muscolo. Avere la totale coscienza di come ogni nostro pensiero, ogni nostro respiro, ogni parola che emaniamo, ogni emozione che si espande dal nostro nucleo, crei un eco infinito. Mai, mai, mai credere che una microscopica scelta sia una microscopica scelta. Ha sempre dentro di sé un seme, un codice, una frequenza che continua a creare eco all'infinito. Sei molto importante. L'eco che vai a creare è molto importante. È molto di più. Non so se trovo una parola più di importante. Indispensabile, indispensabile davvero. Quindi è molto importante per me, intanto come prima avvertenza, dire che questo non è un evento gratuito, è un evento libero, è proprio diverso, perché è stato creato nella libertà, in quanto Akasha, in quanto chiunque può accedere ad Akasha. E in più, ovvio, come ogni cosa nella nostra incarnazione, nella nostra esistenza, a volte richiede una fase preparatoria. Ok? Facciamo un esempio. Voglio correre una maratona. Chi ha mai corso una maratona? Voglio correre una maratona, ok? Potenzialmente tutti possiamo farlo, no? Potenzialmente. Il 90% del popolo umano può farlo, ok? Ma richiede una preparazione se non ho mai corso prima d'ora. Richiede che bevo in un certo modo, che mangio in un certo modo, che mi alleno in un certo modo. Ma potenzialmente tutti possiamo farlo, è libero. Ed è sulla base di questa energia che ho creato Connection. Perché potenzialmente, potenzialmente, siamo tutti connessi. Siamo tutti connessi, ma potenzialmente possiamo tutti percepire tale connessione. Ok. Continuando le avvertenze. Però avete già dato prova nella chat prima ancora che iniziassi, quindi. Ah. Conosco perfettamente l'effetto osmotico che creo negli altri. E noi passeremo tanti giorni insieme. Quindi potrebbe shakerare la tua esistenza in un'ampiezza incredibile. Ti chiedo di rimanere aperta a te stessa o a te stesso. Ci saranno dei movimenti importanti interni. E non ti aspettare che qua sarà solo parlare di registri akashici, ok? È molto di più. È come se fosse il nucleo di una cellula, ma non è solo il nucleo della cellula che va a raccontare la cellula, ok? Quindi prenditi da bere, un po' d'acqua, un succo, una tisana, quello che vuoi, mettiti comoda o comodo. E ascoltati, e ascoltati, perché Akasha è lì. Ok? Allora, vi ho chiesto già chi è che ha già letto i registri, chi non li ha letti, chi se li è fatti leggere. Io intanto vado un attimo avanti, vi chiedo di farmi sapere perché ha aumentato molto il gruppo. Chi è che è la prima volta che partecipa a una mia masterclass così intensa, così lunga anche perché come
dicevamo nel benvenuto, no? Il workshop di Love non conta come esperienza, come masterclass, quello è proprio un workshop dove il mio intento era di insegnare qualcosa, degli strumenti, ok? Per proteggersi, sganciarsi dall'entità, persone, tutto ciò che ruba energia, alzare la frequenza e così via. Quindi era da prendere in una maniera totalmente diversa e in più i moduli sono stati inizialmente tre, poi se ne sono aggiunti altri due dopo, ma l'effetto osmotico riguardava unicamente quei 3 giorni, qua staremo insieme un po' di più. E poi consecutivamente, quindi andrà a creare cose indescrivibili a parole, indescrivibili. Ah, vi vedo, bellissimo, per me prima volta con te, prima volta, ti sono grata, Cata tesoro. Prima volta per me, Eli. Per me è la prima volta, prima masterclass, benissimo. Mia primissima volta con te, ok. Abbiamo già lavorato insieme con Katia, però effettivamente in una masterclass. Non è così intensa, così esperienziale, ti piacerà. Ti farà scoprire cose di te che sai che c'è, ma ancora non si sa bene. Ok, primissima volta per me, azzurra, grazie infinite per questa opportunità meravigliosa. Lo è anche per me un'opportunità meravigliosa. Prima volta Elisa, Margherita prima volta per me, prima volta, ok. Ok. Con tante ci conosciamo già, abbiamo avuto anche modo di lavorare insieme, in one to one, a strettissimo contatto, ma un piccolo contesto te lo voglio dare, ok? Perché chi è questa? Questa qua. Vestita di cielo e parla dei registri akashici, anzi, di connessione, di oltre i registri akashici e quant'altro. Allora, io sono Sasha Sara Guerriero e l'esperienza di vita che ho avuto ha dell'inimmaginabile. Qua oggi. E sicuramente mica siamo qua per parlare di me, ma devo dare un contesto di cosa mi ha portato ad essere invece qui ora a parlarti di connection, a portarti connection. Quindi tra le tante cose, tra le varie cose che mi definiscono, mi definisco una visionaria, una pioniera dell'animicità, quindi parlare di anima attraverso il suo linguaggio e non attraverso il linguaggio della spiritualità, ma perché la tradurrebbe, diventerebbe confusa e quindi animicità. E voglio portarti più che altro queste due componenti che ti presentano Sasha Sara Guerriero. Ma un po' come ti dicevo prima, è un'illusione questa. Dietro questa telecamera ci sei anche tu e dietro per me questo schermo ci sono sempre io. Perciò, sempre dando un contesto, ti voglio raccontare una mia esperienza molto particolare, in quanto quando dico che la mia vita ha dell'incredibile, effettivamente ce l'ha ed è assurdo quello che è accaduto, ma ti voglio portare un'esperienza in particolare, che si è ripetuta tante volte negli anni della mia vita, tra l'infanzia e l'adolescenza, anche un po' in adultità, tra molte virgolette, rimaniamo sempre eternamente bimbi in realtà in questa vita. Metti che si vive, boh, 100 anni, che lasso di tempo microscopico messo accanto alla coscienza animica, che è infinito. Quindi rimaniamo sempre bambini, no? All'interno di questa vita ed è per quello che è molto importante curare, nutrire questa nostra essenza e incarnazione straordinaria nel divertimento, nello scintillio dell'esistenza, nello stupore, nella curiosità, in tutto ciò che ti fa fare wow. Wow, che per ognuno di noi sono cose diverse.
ma sempre wow ti fa fare. Ok? Quindi questa esperienza è stata di alcuni istanti di totale presenza dove percepivo di avere le risposte di tutto. Ed erano dei momenti incredibilmente potenti. Beh, magari mi trovavo, parto dall'avere come prima coscienza quella animica, che di solito è più quella mentale che prende più spazio, no? Dentro di noi nell'azione della materia. Per me è stato il contrario. Abituarmi ci mi ci è voluto tanto tempo, ma quando ero più piccola ricordo bene che osservavo l'ambiente e mi rendevo conto che avevo le risposte di tutto. Poi qualcosa di materico mi distraeva e le perdevo. Dove sono? Ce l'avevo! Erano lì! Cos'è successo? Ok? E questo ha continuato, no, nel tempo, fino ad arrivare in un particolarissimo istante dove in realtà è stata di più. È stato qualcosa di più. Non solo avevo avuto quella sensazione potente di avere tutte le risposte, ma ero anche cosciente, è stata proprio una delle scintille questa, nella prima adolescenza comunque parliamo per darti un range temporale, dove non solo sentivo di avere tutte le risposte, ma sapevo con assoluta certezza che potevo plasmare quel campo che mi era impercettibile da descrivere, ma potevo plasmarlo secondo la mia volontà. Ed è incredibile. Ed è stato veramente incredibile. Da questo, tra le varie cose che poi mi si sono accese, no? Nel tempo, quello a venire, c'è stata una connessione molto particolare con anima, quindi, no? C'è chi qua dentro ha fatto già le mentorship della lettura dell'anima con me, quindi sa di cosa parlerò adesso, per darti sempre un contesto, perché in tanti, in tantissimi, soprattutto nell'anno precedente, tanto vi ho sbirciato, è venuta a vedervi, nell'anno precedente. Molti mi chiedevano: ah, la lettura dell'anima, leggi i registri akashici? No. Sono esperienze totalmente differenti. Totalmente. In molti che sono entrati all'interno di questo gruppo mi hanno proprio scritto e condiviso all'interno delle tre domande: la lettura dell'anima mi ha cambiato la vita. Lo so. Se dovessimo dire a livello un po' più materiale, no? Che cos'è che differenzia la lettura dell'anima e quindi quell'affinità, quella connessione comunque a quello che possiamo chiamare il campo akashico, alla lettura dei registri akashici? Allora, intanto, nella lettura dei registri akashici, e ne parleremo oggi, la domanda la formula la mente. La mente, che non parla in linguaggio animico, formula la domanda da fare ad anima per pescare un'informazione. Anima, il più delle volte, non sa cosa fare. Dice? Non l'ho capito. Non è chiaro. Ok. Nella lettura dell'anima si va a bypassare tutta questa parte. Mi connetto al campo energetico dell'altro e chiedo ad anima qual è la priorità energetica premiante per il contenitore in quel momento per andare a guarire e risolvere la priorità energetica. Non è la mente a porre la domanda, ma è anima. E quindi si va a bypassare tutta la parte della confusione, tutta, non c'è. Ok. In più, quindi facciamo i macro gruppi che differenziano queste due cose, giusto per fare chiarezza e un contesto.
quello che stiamo portando. In più, nella lettura dei registri akashici si hanno le informazioni che vanno a nutrire pressoché di più, penso che di più non si dice, vabbè, di più la mente. Nella lettura dell'anima si toccano tutti i corpi, da quelli più densi, quindi proprio il fisico, la sfera psichica, la sfera emotiva, la sfera sessuale, la sfera economica, la sfera materiale. E poi ci si alza su tutti gli altri corpi sottili, che hanno tantissimi nomi, dipende sempre dalla tipologia di formazione e informazioni che sono arrivate a te nella tua vita, ma possiamo definirle in tanti modi, nominiamone alcune: il campo aurico, il campo eterico, il campo astrale, il campo ancestrale, la coscienza dello spirito, la coscienza mentale che si differenzia dal campo psichico e la coscienza animica. È un tutt'uno, no? Purtroppo non ti ho vista entrare, Claire, perché ora porterò una tua meravigliosa testimonianza proprio riguardante la lettura dell'anima. Oh, che meraviglia! Dopo vi leggo. Ok. Potrei scrivere enciclopedie sulle testimonianze che ho sulla lettura dell'anima, sia per quanto riguarda come è stata percepita l'esperienza da chi l'ha fatta, sia per me, perché per me anche è sempre un'esperienza nuova, cioè entro sempre in campi energetici differenti e anche se si tratta dello stesso contenitore, ovviamente dopo ogni lettura dell'anima è tutto diverso e perciò per me è sempre un'esperienza nuova anche se si è già fatto un percorso o si è in un percorso insieme, no? Perciò ti voglio portare una testimonianza di Claire, che la vedrà sicuramente in differita. Ciao Claire, che per me è stata meravigliosa. Lei mi disse che mi ha trovata su Instagram, ok? Sono capitata lì, plaf. Mi ha detto, quando ti ho vista, la prima cosa che ho sentito è stato un incredibile rifiuto. Senti la potenza di questo. Senti la potenza. Ah, io ho proprio avvertito il rifiuto incredibile, soprattutto sulla lettura dell'anima. E proprio perché ho avvertito sto rifiuto, mi sono detta, che messaggio mi vuole portare questa sensazione? E si è fidata di quello che sentiva, proprio perché sentiva che c'era qualcosa di sottostante quel rifiuto. Era un'entità, ovviamente, che incontrandomi, l'entità, il campo energetico è talmente ormai informato del fatto che io vedo l'entità, che hanno paura, scappano da me, corri, corri, generale. Infatti, arriva nel mio campo unicamente chi è pronto a fare quel genere di trascendenza del suo essere, di sentire proprio le sue coscienze. E lei ha avvertito questo enorme rifiuto appena mi ha vista. È stato incredibilmente interessante. E quando me l'ha condiviso, abbiamo riso tantissimo poi, tra l'altro, mi fa proprio perché sentivo il rifiuto, ho detto no, sento che devo essere qui anche se sento il rifiuto. E non era lei che sentiva il rifiuto, era l'entità. Che sapeva ovviamente che se lei avesse preso quella scelta, avesse seguito il suo sentire con fiducia, l'avrei fatta sloggiare dalla sua coscienza. Ai ai ai, guai! Ah, perdo il contenitore che sto parassitando, no? Ok. Dopodiché, concludo questa testimonianza e poi entriamo nel vivo. Ah. Dopodiché, dopo la prima lettura dell'anima, lei sta facendo un percorso lungo di 6 mesi, ma dopo la prima lettura dell'anima, lei mi ha detto, wow, per me tu sei un traduttore di quello che ho sempre sentito dentro di me e che me lo metti lì in modo chiaro, in modo che io possa vederlo all'esterno. E la parola straordinaria che mi ha detto, il traduttore, è rimasto come ricordo profondo dentro di me. Che bello.
bello. Ok. Quindi con questo ho dato un contesto del motivo per cui ci troviamo qua e del motivo anche che dico oltre i registri akashici, perché c'è veramente molto di più, è un campo di una potenzialità che è il pensare o l'accederci soltanto per dire ok, ricevo un'informazione su di me, su di te, su una vita passata, su come fare questo, eccetera, è troppo limitante. Ed incasellare un qualcosa di così potente all'interno di un termine lo rende limitante. E ho voluto aprirti una porta per farti vedere che è molto di più quello che c'è dietro il campo di informazioni. Ok, vengo un attimo a leggervi. Prima volta, ok, qua ho letto. Conoscendo già le frequenze di tutti i tuoi contenitori, ho già i brividi. Marika è completamente all'interno del contenitore d'amore. Ho già i brividi. E sono come sempre in totale connessione. Non vedo l'ora di entrare appieno anche in connection. Ci sei già. Ci sei già e ci sarà veramente da volare e da divertirsi tanto qua. Io prima volta radio, ok, aspetta che. Aspettate che è saltata di nuovo, ok, ci sono io. Io entro ed esco perché sono al lavoro ma non voglio mancare Katia, che cara. Con Katia c'è sempre stata un'affinità molto particolare, l'ho sempre percepita molto attraverso Instagram, molto. Tanto è tutto in replay, se lo, anzi vi suggerisco poi se. Anche Laura mi ha scritto una cosa del genere. Se entri ed esci, ti invito a riguardarla totalmente. Cioè, di prenderti poi un momento per te e di riguardarlo senza distrazioni. In onore a te stessa, senza veramente distrazioni. Parliamo di fiducia totale in te e di confidenza oltre che di connessione. Per essere connessi bisogna essere presenti ad ogni respiro. Katiuscia dice: è come se avessi descritto la mia bambina. Che bello! Che bello! Anima me l'ha sempre detto che c'erano tante di queste perle nel mondo e che un giorno le avrei incontrate, anzi, incontrare in connection è meraviglioso. Connection. Valentina, la lettura dell'anima è un atto d'amore profondo per se stessi ed è una delle esperienze più incredibili che ho vissuto. Grazie. Anche di te potrei scrivere un'enciclopedia del percorso fatto insieme, della testimonianza che porti nel mondo e soprattutto del ricordo maestoso che conservo dentro di me, dei salti, veramente dei salti che di volta in volta era un'altra donna, dicevo, adoro. Poi ovviamente lei applicava una volontà in se stessa importantissima per il processo, importantissima, però chiudo, sarebbe veramente troppo da parlare. Mirko, wow, Mirko ha sperimentato, Mirko ha sperimentato. Ok. La lettura dell'anima potrebbe farmi bene, ho aperto le entità, a volte mi bloccano, mi mandano messaggi, ma sono bloccata. E non arrivano i messaggi completi, ma solo frammenti e quindi non li decifro. Decifro? Ok, non li decodificherai bene, ok. Ultimamente tutto va a rotoli, ho paura che qualche entità mi. Allora, Cri. Ho una modalità molto intima di percepire l'energia, ma già mentre ti leggevo c'era un annebbiamento importante, cioè proprio la vista, perdevo la connessione con la materia. E hai fatto lab? Cioè il workshop di lab, a parte la lettura dell'anima dove andiamo proprio a sbombardare, ma nel workshop di lab è proprio sull'entità. Poi magari troveremo un momento per parlarne, però
ti suggerisco di andare a vedere le mie stories su Instagram Lab e vedere se ti risuona. Ok. Anche a me è successa la stessa cosa del rifiuto. Che bello! Adoro! Ok. È come avere due parti di me che vanno in opposizione. Una è quella della conoscenza e l'altra del rifiuto. Come se dovessi combattere tra le due. Se è con me, adoro. Che sei con me, adoro. Anna, lo stavi intendendo così oppure proprio nella tua incarnazione? Ho pensato la stessa cosa, Sasha. Ok, adoro. Ovviamente piango, Valentina. I lacrimoni di gioia tra me e Valentina, bellissimi. Katia dice primissima volta. Ok, perfetto, perfetto. Torno su, qua va, funziona tutto. Su YouTube funziona tutto. Sembra di sì. Ok. Pronte? Pronte e pronti? Iniziamo. Signore e signori, connection. Ora entro nella sua introduzione. Quindi, quella è stata la fase preparatoria, ora introduzione. Allora, no, questo lo dico dopo. Ok. Si è sempre e da sempre in Akasha. Si è sempre e da sempre. Akasha è uno stato di coscienza. È uno stato dell'essere. Perciò inizierò già probabilmente, io voglio passare un messaggio nella più totale verità e purezza, quindi probabilmente andrò a fare crollare qualche castello. Lo faccio con amore. Essendo Kasha uno stato di coscienza e uno stato dell'essere, non servono iniziazioni. Neanche alcuna tipologia di attivazione. Non servono preghiere di accesso. Oggi noi vedremo cosa serve, ma non questo. E posso dire anche una cosa straordinaria. Ho parlato con tantissimi frammenti di anima. Ok, perché non è che io ho un'anima e tu ne un'altra, è la stessa, però una piccola parte sperimenta questa incarnazione, una parte sperimenta la tua e così via, no? Ma secondo te, ti faccio questa domanda, ti chiedo di rispondermi all'interno dei commenti, cosa senti? È proprio nella profondità della tua essenza. Secondo te, di un campo di informazioni che è libero, disponibile a tutti, è dove le anime adesso vengono a incarnarsi in questi contenitori per cambiare le sorti del mondo. Mi sembra ovvio, no? Le più grandi e meravigliose e maestose trasformazioni si fanno e si compiono quando si va a raschiare il barile, no? Della vita. E in questo momento storico, dove la maggior parte delle anime è qui per nutrire, espandere e far elevare la coscienza globale. Ci sono dei compiti importantissimi, no? Ci saranno dei compiti incredibili da fare. Secondo te un'anima può avere come scopo di vita attivare gli altri ai registri akashici? Dico questo sempre per esperienza ho fatto nei 18, quasi 19, nei 19 anni di studio esperienziali, interni, esterni, libri, corsi, viaggi, ho andata via, ho fatto di tutto, no? In anonimato ho fatto un sacco di corsi, anche sui registri akashici, no? Ne ho fatti tanti, volevo ampliare la visione, ovviamente con chi mi ispirava e con chi risuonava con me,
incredibili modi, ma non solo attraverso la mia testimonianza diretta, ma ho chiesto a degli uomini e delle donne molto intimi a me che tipo di esperienza avevano avuto loro nei corsi che avevano fatto loro, secondo la loro risonanza, quello che avevano sentito, quello che erano riusciti, no? Come obiettivo interno a ottenere, che tipo di connessione avevano ottenuto. Ok? Quindi ho un largo ventaglio di esperienza e testimonianza mia e di tutte le persone che ho interrogato. Okay? Tutte le donne, più che altro donne, solo un uomo, di questo argomento parlo, quindi registri akashici, connessione, eccetera, di tutti questi straordinari individui. Mi è capitato di sentire più volte che qualcuno diceva: ah, come scopo di vita io ho quello di attivare gli altri registri akashici. Siamo qua per fare delle cose molto importanti, eh. Magari quello, il guidare l'altro anche attraverso i registri akashici può essere uno dei mezzi, ma non può essere lo scopo. Mettiti un secondo nei panni della tua coscienza, anzi di più di un secondo, mettiti nei panni della tua coscienza animica, no? Che tutto vede, tutto sa. Che ha potere assoluto della creazione su tutto. Potrebbe mai incarnarsi, soprattutto in questo momento storico sulla Terra, dicendo: questo è il mio scopo. Magari il contenitore può scegliere come tra i tanti strumenti anche quello per adempiere allo suo scopo, ma quello può essere il fine ultimo? È piccolo, è troppo piccolo. Abbiamo delle cose straordinarie da fare qua, abbiamo da cambiare il paradigma. Non so se spero di passarti la sensazione che ho dentro. Ok. Quindi, Akasha è sempre, sempre in noi, con noi, passa attraverso di noi. E sono più che certa che nel mentre che mi sentirai trasmettere queste informazioni, questa introduzione, avrai tantissime domande che magari girano dentro di te. Importantissimo non perderle, tali domande. Andrò a creare un post dove potrai riportarmi tutte le domande che ti verranno in quel post specifico, in modo tale che oltre agli incontri che sono già segnati all'interno del gruppo e che vi ho mandato anche una mail ieri notte, ieri notte, dove ho scritto i giorni e gli orari, ma li trovate anche qua nel gruppo, nella sezione eventi. Ci sarà anche sicuramente in più un Q&A. E in più probabilmente altre cose. Sono troppo ispirata e voglio proprio andare a trasmettere tutto ciò che per me è importante trasmettere qui. Anche se vi dirò, anche se stessimo 3 mesi qui ogni giorno, non crederti che si esaurirebbe la cornice che è del nucleo dei registri akashici, perché c'è veramente un mondo. Lo vedremo in tante sfaccettature, lo osserveremo da tanti punti di vista, più interno, più esterno, più cosmico, più mentale. Ma esaurire questo argomento neanche in un mese dove ci vediamo tutti i giorni potrebbe accadere. Vi vengo un attimo a leggere. L'ho sempre pensato, troppo limitante. Sasha, ti andrebbe di condividere il tuo scopo di vita? Grazie per la domanda, assolutamente, certamente e incredibilmente. Io amo quando fai crollare tutti i castelli, Marica, tesoro. Marica, quanto ti adoro. Grazie, sei davvero meravigliosa. Ah, ok. Rispondo un attimo alla domanda di Antonietta. Certamente, ma l'ho condivisa talmente tanto e ovunque che la condivido di nuovo. Ho
ho avuto la visione del mio scopo di vita all'incirca i miei 17-18 anni. Non la cercavo, eh. È arrivata. Ed è stata un'immagine, un video, un'immagine in movimento, ecco. Dove c'era una mano che passava una mela sana, era bellissima, rossa, bellissima, sana, in un'altra mano. Quindi c'era, cioè, io vedevo dall'alto e vedevo questa, prima la mano che entrava con questa mela rossa, e poi un'altra mano che entrava e c'era il passaggio della mela sana. Ho i brividi. È incredibile che mi emoziona così. Ok. Contieni un attimo l'emozione. E una voce interna che mi diceva passa il testimone. Ok, quindi quello è il mio scopo. L'ho già fatto, lo faccio, continuerò a farlo in eterno, sempre con più potenza e con un'infinità di ventagli di scelte e strumenti. Passo la mia testimonianza della mia incarnazione, della mia elevazione, della mia trascendenza, degli studi, perché poi c'è anche la parte materica, ovviamente fondamentale. Ma non solo la mia, attraverso chi commentano qui, attraverso, ne avrei tantissimi anche di clienti passati, ma il mio intento è quello di rendere l'altro indipendente, quindi quei clienti ogni tanto tornano a me per mi mandano delle mail straordinarie, mi dicono: ah, dopo un anno è successo ancora questo, questo e questo, ho scoperto, è bellissimo, ma il mio scopo primo, soprattutto nella modalità in cui passo le testimonianze, i codici, una serie di tante cose, è quello di rendere l'altro indipendente nella sua evoluzione. E quindi c'è sempre un continuo, meraviglioso riciclo di quell'energia, no? Perché sente che ha fatto, entra qualcun altro nel mio mondo e dice: wow, cosa possiamo fare? Che elevazione percepisco in questo campo. Ed è una testimonianza non solo riguardante lo scopo di quello che voi vedete qui, ma io lo incarno in tutto. Sono questa anche quando vado a comprare la verdura dal contadino. Quando compro non è che gli dico scelgo, allora sento che voglio quello e poi quello. Ah, ti do degli aromi, ti devo fare gli incensi, dammi la salvia e il rosmarino. Solo questa. Ok, quindi questo è il mio scopo di vita, questa immagine che poi ho cercato di interpretare a livello mentale. La mela ha un sacco di simboli, il passaggio tra una mano e l'altra ha un sacco di simboli, archetipi al suo interno, le mani, ma è quello, cioè puoi ragionarci finché vuoi, ma tanto non serve, non serve, è quella, è la sensazione che ti passa lo scopo. Se penso alla lettura dell'anima piango ancora dalla gioia, un'emozione unica e indescrivibile, sono emozioni amore, solo emozioni amore. È fatto con quell'intento, è proprio fatto con quell'intento. Nadia, che bello quando ti commuovi. E come si fa a non commuoversi quando si parla di trascendenza nell'incarnazione? Come si fa? Sei meravigliosa, l'ho sempre pensato ed è bello riconfermarlo ogni volta. Grazie. Valentina dice: Love è un'evoluzione interna di un potenziale unico per me. Ma tu per me sei l'ambasciatrice di Love. Lo dico sempre: l'ambasciatrice dentro di me. E in Love Next Level è pura trasformazione e movimento della materia. Love Next Level è qualcosa di meraviglioso dove si può, oltre il workshop, rimanere in contatto mensilmente proprio per fare molto di più. Comunque, ritorniamo ad Akasha. Ok, quindi Akasha è uno stato di coscienza, è uno stato dell'essere e lo scambio avviene continuamente. Ora sta avvenendo.
Ora sta avvenendo. Ora sta avvenendo. Di nuovo, ora sta avvenendo. Continuo, ok? In un continuum, se vogliamo dirlo a livello materico, temporale. Ok? È uno scambio che avviene secondo due cose principalmente. Il livello, chiamiamolo livello per intenderci, il livello di coscienza che si ha di se stessi e la scelta del potere che si ha con sé. Ok? Il potere della scelta e la scelta del potere. Due cose diverse, scegliere il potere e il potere di scegliere. Ok? Quindi principalmente questo scambio avviene dallo stato di coscienza, dal potere di scelta e dalla scelta di potere. Ok? Ora ti andrò a fare un paio di domande, potrai rispondere ovviamente qua, ma potrai anche tenerle per te, ma una cosa è fondamentale, risponditi. È parte integrante di quello che stiamo facendo, risponditi. Stai lì con te. Se guardi questo video in differita, lo riguarderai, stoppami proprio e rispondi a queste domande. La prima domanda è: quanto sei padrone delle informazioni che accedono nella tua vita? Quanto sei padrone delle informazioni che accedono nella tua vita? Parlo di tutte, eh? Non solo Akasha, ok? Parlo di tutte le informazioni. Informazioni di chi ti parla, di cosa guardi nei social media. Tutto, le informazioni che crei tu dentro di te, i tuoi pensieri, quanto sei padrone di quelle informazioni? Quanto potere di scelta c'è? E quanta coscienza si ha di che genere di informazioni si lasciano accedere all'interno del proprio meraviglioso, straordinario, luminoso, incredibile campo? E sempre molto in linea con questa domanda ce n'è un'altra ed è: da che genere di informazioni ti nutri? Parti dalla materia, per risponderti, poi sali in alto, ma prima cosa, primissima cosa è la materia. Siamo qua per fare un'esperienza terrena. Primissima cosa materia, poi tutto il resto. Serve la base, e la base è la materia. Ok? Buona base, incredibile connessione. Potrebbe essere che già nel mentre si starà muovendo un sacco di roba in te e potrebbero capitare dei bei momenti alleluia. Se ti arriva un momento alleluia interno dove dici: ah, c'è questo da fare, c'è questo da cambiare, c'è questo da trasformare, lo faccio adesso, scrivilo. Questo scrivilo. La risposta alle domande che ho appena fatto, se hai piacere di condividere, ovviamente, siamo qua apposta. Ma se ti arriva un momento alleluia interno, dillo, espandilo. La forza che si va a creare nella condivisione di qualcosa di importantissimo che avviene dentro di sé, perché Akasha avviene dentro di sé, è tipo un esercizio, è tipo il maratoneta che deve prepararsi alla maratona, no? Ti vengo a leggere. Un mio grande amico mi fa. Che fa il registro? Ok. Lo ha sempre sostenuto all'inizio del suo percorso, quando Akasha lo chiamava, ha fatto l'attivazione. Quando è tornato dal corso mi ha detto: prendono in giro la gente. Grazie Michela, grazie per la tua testimonianza di vita.
Antonietta, sono influenzabile, lo ammetto, e certamente sfiducia nel proprio potere personale. Ok, si parte da lì, accrescere il proprio potere. Adesso entriamo un pochino anche più a fondo, è di questa cosa. Oggi di più, ma ancora non abbastanza, hai le infinite possibilità di te davanti, è illimitato quello che si può creare nella propria incarnazione, con la propria incarnazione, anche con la propria incarnazione. Te lo stavo per chiedere quanta coscienza si ha. È una domanda, Maria Rita. Non ho capito se è una domanda. Direi che mi proteggo abbastanza bene. Ottimo, ottimo. Mi rendo conto che reagisco molto di meno, poiché ciò che emerge nelle circostanze non risuona più di tanto. Ottimo, anche questo. Motivo per cui non risuona nemmeno internamente. Famiglia, come se non riuscissi a ripulire mai il campo, come se non riuscissi a ripulire mai il campo. Quindi diciamo che principalmente il denaro è il fulcro, come se questo tema riempisse lo spazio. Cerco di fare una scelta nelle informazioni che possono arrivare a me, circondarmi di persone per me positive. Non guardo televisione. Gran punto di partenza. E Michela dà il suggerimento anche qualora ci fosse qualcuno che si nutre di quel genere di informazione. Ultimamente sto riscoprendo nella mia vita proprio questo, grazie Tania. Con consapevolezza ed integrità, e questo però mi sta condizionando perché non riesco tanto a stare con gli altri amici o parenti a livello energetico. Succede, succede, certo. E lì comunque dovremmo aprire un discorso lunghissimo sull'assenza di giudizio, ognuno sceglie per sé. Ognuno sceglie per sé di che energia nutrirsi. Allora, dopo vengo di nuovo a leggervi, che così andiamo avanti. Poi quando parlo inizio, poi veramente questo argomento è inesauribile, perciò. Ok. Allora, dopo che abbiamo fatto queste domande a noi stessi, ci siamo date qualche risposta o anche solo delle immagini, dei suoni, delle sensazioni, ok? Sono comunque risposte. Per accedere ad Akasha è necessario una perfetta armonia del proprio essere. Cioè, si tratta di entrare in risonanza con qualcosa di eccezionale. Serve che noi siamo totalmente coscienti della nostra straordinarietà per entrare in risonanza di quell'energia. Una stella nell'universo non ha bisogno di chiedersi qualcosa, lei sa che brilla, sa che è meravigliosa, sa che il suo movimento, la sua luce va a sorreggere tutto all'interno di questa galassia, di altre, dell'universo, del multiverso, eccetera, ok? E tutto l'universo sa che l'esplosione di quella stella andrà a creare comunque un effetto d'onda importante, che andrà a influenzare tutto il resto, ok? Una perfetta armonia dell'essere. Ciò che si è, di come si è e di che rapporto e confidenza si ha con la propria incarnazione. Ok? Solo che c'è troppa corrente. Ok, perfetto. Quindi, come si parte? Ok, come si parte per leggere i registri akashici? Diciamo leggere. Ok, per essere quell'essenza, quell'incarnazione. Sicuramente la primissima cosa è amare l'esperienza terrena. Facciamo qualche esempio? Darsi a prendere un caffè, amare farsi una passeggiata, amare lavarsi, amare scrivere, amare studiare.
amare parlare con qualcuno, amare andare dal dentista. Questa è già un po' più difficile. Amare andare a fare la spesa, amare viaggiare, amare fare sport, amare fare l'amore, amare l'esperienza terrena, amare svegliarsi la mattina, amare andare a dormire. Amare quando la propria coscienza non ti fa dormire, ti fa stare tutta la notte così, con gli occhi spalancati. Amarlo. La base è fondamentale, la base è la materia. E quindi quella materia è da amare come esperienza nella sua totalità più estrema. Amare ogni genere di sfida che si presenta e se ne presentano continuamente. Amarle, essere entusiasti, sono pronta, sono pronto a questa sfida. Sono pronto a questa notte in bianco dove starò così con gli occhi aperti, voglio dormire. Amo anche questo momento, lo amo. Ci sarà un motivo per il quale non dormo. Lo accolgo. Ok? È molto basico, no? La base è molto basica. Amare la terra. Amare il popolo. Amare la dualità espressa all'interno del piano globale. La ritrovi anche in Akasha, quella dualità. È un campo di informazioni, tutto è registrato da sempre e tutto verrà e continuerà a registrarsi. E non parliamo solo di questo, di questa galassia, no? Dal momento del Big Crash, quindi quello che chiamiamo il Big Bang, alla formazione di questo universo, cioè parliamo di qualcosa che c'era anche prima, e prima, e prima, è infinito. È infinito. Quindi questo è indispensabile, amare l'incarnazione terrena è indispensabile perché qua noi siamo nella purezza dell'argomento, perciò è indispensabile per accedere al campo di informazioni e non all'immaginazione mentale, che è diverso. O decodificare le proprie informazioni sull'altro quando si va a leggere per esempio i registri di qualcun altro. Qua noi ci interessiamo dei propri, ovviamente, ovviamente, ma nel momento in cui sarà tutto completo questa masterclass, nulla ti impedisce di allenarti alla maratona e di leggerli a chiunque tu voglia, basta che sia in purezza, basta che ci siano queste basi. Si può fare, non è che hai bisogno di mille altre master, ti darò tutti i codici, tutti. Punto, cioè non è che poi ce ne sono altre modalità, ma io ti andrò a descrivere ed accompagnare le tue, quindi saranno le tue. Ah, quante cose facciamo? Ok, quindi per accedere al campo e non a un'immaginazione mentale o alla coscienza di un'entità che ti sta mostrando le cose, o alla coscienza di un'entità che non sei tu e che ti sta aprendo un varco per farti vedere ciò che l'entità vuole vedere. E qui torniamo a quanto siamo coscienti di noi. Ok? Entità, ma proprio due parole, perché ho fatto 10 ore di workshop sull'entità, quindi proprio due parole per darti un contesto, no? Come fare a capire se un'entità è presente? Uno. Penso di fare una cosa e ne faccio un'altra. C'è un'entità. Una coscienza pulita dice faccio questo e lo fa. Un'altra. Basta questo. No, basta questo per questo contesto. Ok?
Parleremo delle entità, ma nello specchio di Akasha, cioè in questo contesto, in questo contenitore, non come abbiamo parlato in lab, ma comunque ci sarà anche qui un'introduzione di quell'argomento. Ok. Quindi amare l'esperienza terrena è la prima base, la seconda è avere una perfetta armonia e potere dal primo al quarto chakra. Ok, perché cosa si può pensare, no? Subito, se per accedere ad Akasha devo avere i sensi psichici puliti. It's real, but non è indispensabile. Il portale per accedere ad Akasha è qua. Soprattutto se tu vuoi ricevere le tue informazioni, ti basta avere totale armonia tra il primo e il quarto chakra. E accedi in modo completamente pulito, chiaro, nitido, all'interno del tuo campo di informazioni. Poi, per accedere anche alle informazioni di qualcun altro, già da qua comunque si accede tanto, attraverso anche l'empatia, no? Allora, poi si può pensare di iniziare a lavorare sui chakra alti e tra cui i sensi psichici. Ma il cuore è già un canale di un senso psichico molto importante che è la chiarosenzienza. Quindi avere una sensazione chiara sull'altro, su me, su un'informazione. Che poi si può passare oltre, chiaroveggenza, chiarudenza, chiaroconoscenza, va benissimo, ma la porta d'accesso comunque rimane questa, ad Akasha, il proprio cuore. Perciò qui noi risponderemo a che cos'è Akasha, dove si trova Akasha, come si raccolgono le informazioni da Akasha. Quindi ora andrò a darti delle risposte short, piccoline su queste tre domande, ma lo approfondiremo nel corso di questa masterclass. Ed è: che cos'è Akasha? Tu, io, noi, questa bottiglia, cioè che poi un bicchiere. Dove si trova Akasha? In te, in te, in te, in te, in te, in me, in noi. Come si raccolgono le informazioni all'interno del campo akashico? Con estrema e totale fiducia in sé e confidenza con sé. Quindi ancora due parole sulla porta d'accesso, perché noi domani entreremo. Vi lancio, cioè non è che vi lancio, poi dopo vi dico cosa serve. Cuore, cuore è la porta d'accesso ad Akasha, non c'è bisogno che vada da nessun'altra parte se non dentro. Sei depositario di tutti i codici e le frequenze universali, dove devi andare? Stai qua? Stai dentro casa tua, dentro, dove c'è tutto, stai lì. L'esperienza che ti farò vivere è dentro, è fuori, dove vai? Stai qua con noi, dentro di te. La domanda qui viene posta anche da un sentire differente, quello più sensoriale. Proprio come una frequenza del cuore, la si può definire così. Ed è importante comprendere, proprio adesso a livello più mentale ne parliamo un attimo, più intellettuale diciamo, da dove arriva la domanda? Cioè, voi siete in tanti, no? Qua dentro, e in tanti hanno detto mi sono fatta leggere i registri o me li sono letti, ok? Pochissimi hanno detto no, non ho alcuna esperienza. Però anche per loro li preparo alla giornata di domani. Quando
quando hai fatto la domanda, avevi una domanda per forza, perché sennò cosa ci si entra a fare, no? Dentro i registri, qualcosa, un intento è necessario. La domanda, da dove arrivava? Dove? Chi la stava facendo? Tu? Qualcuno con il quale avevi un rapporto? Ciò che credevi? Un'entità? Tua madre? Tuo padre? Tuo nonno? Chi è che sta facendo la domanda? Realmente interessate? Oppure, se la stai facendo tu, quale parte di te sta facendo la domanda? Anima non sa dove pescare la risposta se la domanda è confusa. O meglio, andrà a dare, se dà una risposta, dà una risposta confusa. E se invece la risposta arriva nel linguaggio dell'anima, che è metaforico, è simbolico, archetipico, parla il linguaggio universale, non parla il linguaggio umano, anima, parla un linguaggio universale, quindi parla attraverso simbologia e archetipi. Se anima ti passa un archetipo o un simbolo e tu cerchi di decodificarlo con la mente, ti confonderai e basta. È più una questione di impatto. È un impatto quello che crea la risposta, attingendo al campo di informazione. Perciò fiducia totale, fiducia in sé, e confidenza significa conoscersi, avere fiducia e confidenza di sé, confidenza del proprio corpo, confidenza con la propria mente, confidenza con lo spirito e confidenza con l'anima. Vediamo cosa è successo qua. Vai, vengo giù a vedervi. Penso di aver scatenato. Mi arriva, quindi. Ah, ok. Vi do ora una lettura veloce. Questo voglio leggere. Io sento che da quando lavoro con te ho iniziato a fidarmi tantissimo del mio sentire, cosa che tu sai che non facevo. Quanti, ti ricordi tesoro quando ti dicevo ti darò un calcio nel culo energetico amoroso? Lei seguiti tutti, è stato meraviglioso. Ogni tanto mi lascio ancora trasportare dalle influenze. Ma riesco finalmente a riconoscerlo quasi nell'immediato e a tornare in me. Quindi di tutte le informazioni sento prima come mi risuonano all'interno e poi le valuto, ma senza pensarci troppo. Prendo ciò che arriva nell'immediato. Grazie per tutto ciò che abbiamo fatto. Quindi, grazie a te per tutto ciò che hai fatto. Per me è sempre molto importante sottolineare come opero. Io opero come parte dell'altro. Se manca la volontà nell'altro, io non posso fare niente. Cioè, questi sono tutti i ringraziamenti che, lo dicevo forse a Valentina ieri, che mi stava ringraziando e io gli ho detto, ok, adesso vai davanti allo specchio e dillo a te. Così. È più un pensiero il mio, ma l'ho detto insieme a te. Diciamo che da 6 mesi ad oggi, ed avendo già fatto un corso dei registri, ho molta più coscienza, appunto, sia in ciò che vedo e anche in ciò che sento, stando con le altre persone, certo. Poi si accresce sempre la coscienza.
Mi arrivano molte informazioni, le integro, ma alla fine in certi momenti mi perdo. Ok, metto una mano dietro il collo e il petto per sentirmi ritrovarmi. Quando mi arriva qualcosa di bello, ricomincio a sentirmi viva e felice. Cerco di ignorare le situazioni negative che vogliono condizionarmi. Ottimo. Che bello. Anche io faccio fatica in famiglia e la famiglia è qualcosa di sfidante. Mai a caso. Mai a caso. Più confidenza nel mio potere personale, vivo tantissima sincronicità, bellissimo, ce l'ho, amo la vita in tutte le sue forme, la ringrazio ogni giorno per tutto ciò che mi dona ogni giorno, anche il brutto, che poi brutto non è, Michela, grazie. E l'essere qui è un dono meraviglioso, grazie. E se manca un po' troppa fiducia prima di domani, immergiti comunque. Immergiti comunque. Fallo lo stesso. Sei all'interno di un campo energetico creato e strutturato in un certo modo da parte mia. Tu fallo. Tanto avrai semplicemente più confidenza in te. Mi sento come se fossi sulle montagne russe, dice Sabrina. E anche Tania, mi sento un po' impanicata. Datevi tempo oggi, datevi tempo di integrare quello che ci siamo dette, perché mi rendo conto, so come opero. È normale. È sempre molto. Mi lancio, non mi lancio, mi lancio, ma tanto ti stai per lanciare. La scelta è già stata presa. La scelta è già stata presa. Ok. Ultima cosa, e poi faremo una piccola sperimentazione insieme per poi salutarci e rivederci domani. Allora, ti chiedo, come si può essere quel genere di incarnazione? No, la rimposto in un altro modo. Immagino che tu desideri un certo tipo di connessione. Ovviamente, per come tu intendi anche il termine e la frequenza che intendi sempre con la parola connessione. Come puoi credere, pensare di poter raggiungere quel desiderio di connessione se non lo incarni in ciò che fai? Traducibile in: se mangi un mirtillo, sei connessa al mirtillo. Mentre ti lavi, sei connessa all'acqua. E ancora più importante questo, che rapporto hai con la connessione? Che rapporto hai con il tuo sentire, con la tua empatia, con i tuoi fantastici sensi psichici, con tutto, 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 veramente tutto, tutto ciò che è magia in te. La tieni segreta? Hai paura di condividere ciò che fai per la tua elevazione? O semplicemente che incarni la tua elevazione? Immagina la connessione, per come la intendi tu, che prenda forma plasmatica vicino a te, no? E ci parli, ci puoi proprio parlare. Che scambio avrete se la tieni segreta? Non ne parli con nessuno? Ah, potrebbe essere giudicata. Non è un tuo problema se viene giudicata. Tra virgolette, è un problema di chi la giudica.
Ma sicuramente non tuo. E riprendendo l'esempio, che ridere, la frutta e la verdura la compro sempre dai contadini. Dipende dai giorni, chi c'è, chi dove vado, eccetera, ma sempre chiedo gli aromi per farmi gli incensi. Ah, vuoi un po' di aromi? Ah, un po' di salvia, un po' di rosmarino. E l'alloro? Quanto ne vuoi? Mezzo chilo? Cosa te ne fai? Lo strega. Poi l'altro può capirlo, può non capirlo, c'è chi sorride, chi invece poi inizia a parlare, dice, ah, anche mia moglie, è successo di tutto. Serve che aggiungo altro, perfetto. Ora diamo alle nostre porte del cuore, la nota che le permette di sintonizzarsi. O iniziare a sintonizzarsi o amplificare la sintonia con il campo delle informazioni. Ok? Ci siete? Vi vengo a vedere. Ci siete? Non ho mai avuto paura di condividere i nostri giudizi. Solo da qualche anno non riesco a connettermi a causa di un'esperienza importante, mi manca la connessione. Questo è un momento buono. Questo è un momento buono. Si aprirebbe anche qui un incasellamento incredibile, cioè basarsi soltanto sulla propria personalità pensando il pianeta lì o il pianeta lì è come parlare dei registri akashici e incapsularlo dentro un qualcosa, limitantissimo. Siamo tutto, che lì liti in pesci, anch'io ce l'ho lì liti in pesci. Cosa vuol dire? Siamo tutto e niente, siamo tutto e niente. Ah. Io ho paura di mostrarla e questo mi fa sentire anima più lontana da me. Siamo nel momento giusto allora. Diamo quella nota e poi detta a te, Nadia, è incredibilmente armoniosa. Al cuore per sintonizzarsi o maggiormente o iniziare a sintonizzarsi o sintonizzarsi e basta. Come mi sento? Come ti senti? Ah, che bella domanda, che rapporto con la mia connessione conflittuale. Ci litigo perché arriva quando le pare, quando deve arrivare arriva, come le pare. E mai quando glielo chiedo. È interessante, eh? È interessante. Probabilmente, anzi quasi sicuramente ti arriveranno delle domande proprio su questo. Appena ti arrivano, anche in giornata, segnatele da qualche parte che a breve ci sarà un post per il Q&A. Ho difficoltà con le persone che non mi rispettano, anche qua si apre un mondo, perché il resto è sempre uno specchio di se stessi. Quanto ci rispettiamo? O riprendendo l'esempio di prima. Quanto sono connessa al mirtillo mentre me lo mangio? Allora, mettiamoci comodi un attimo, facciamo questa immersion. Quindi anch'io mi metto comodo se riesco ad andare avanti con questa. Ok, è rimasta impiantata lì. Ok, allora, unica cosa fondamentale, la schiena dritta. Così non è dritto. Ok? Quindi così non è dritto. Dritta. Colonna vertebrale allineata. Trovati proprio la tua stabilità con il bacino, con le anche. Ok? Collo ben allineato con la colonna. Fai un bel respiro profondo. Puoi rimanere ancora qualche istante con gli occhi aperti. Se hai sete,
Bevi un sorso d'acqua prima e intanto trova la tua posizione. E se ti può facilitare, immagina come se ci fosse un filo che parte dal coccige ed esce da qua, che ogni estremità tira nei poli opposti per farti stare completamente allineata o allineato. Ok, è ora di rientrare a casa, quindi ti invito a chiudere gli occhi e mettere le mani sul tuo cuore e restare qualche attimo dentro di te. Dentro il tuo respiro, dentro il tuo battito. E respira dal naso. E immaginati di ascoltarti proprio come se fosse uno strumento musicale. Che suono fai? Respira e ascoltati. Senza identificarti. Semplicemente essendo quel suono. E nel mentre che ti ascolti, ti chiedo di respirare con ancora più profondità, riempiendoti bene d'aria. Espandendoti e facendo uscire tutta l'aria. Sempre dal naso. Respiri dal naso, ti riempi bene ed espiri dal naso con forza. Ed ora ti invito a dire ad alta voce o dentro di te, parlando direttamente al tuo cuore, portando proprio l'attenzione, il tuo nucleo, il tuo centro al cuore. Parliamo del cuore fisico, porta la tua attenzione lì. E ripetendolo ad alta voce, ho dentro di te queste parole. Chiedo al mio cuore di farmi sentire il campo di informazioni puro. Del quale faccio parte, del quale sono parte e che ho creato attraverso la mia coscienza. Ed ancora qualche respiro profondo. E appena te la senti, riapri gli occhi. E
Come state? Come state? Cosa avete sentito? Quando mi connetto al mio cuore sento una profonda gioia ed emozione. Grazie Claudia. Quella è la porta. Mirko, quiete amore. Sto piangendo di gioia, azzurra. Suonava sul sol lungo, Claudia. Ho avuto un dolore alla gola pazzesco e ho visto una superficie limpida e cristallina di un lago infinito e calmo. Tania, tesoro. Io questi giorni vi porto con me al lago per fare questa masterclass e adoro che tu l'abbia detto e l'abbia visto in te. Adoro. Vibrazione shaking nel chakra della radice. Lavoro molto sul sistema nervoso, quindi potrebbe essere un X, certo. Nel momento in cui si entra dentro, già tante cose si automettono a posto. Solo la presenza crea il miracolo. Nel campo dell'animicità, della spiritualità, della crescita interiore, chi più ne ha più ne metta. Ricordate una cosa importante, più è semplice, più è puro, più è vero. Katiuscia dice io ho sentito pace, bene, Elisa si sente più leggera con le stelle, i cuori viola, benissimo. Wow, era tutto verde, gioia immensa e una brezza di aria, lacrime, pace immensa, grazie Valentina. Sabrina, mi sento più leggero, ho percepito il cuore connesso a tutti gli altri cuori e ho anche percepito l'infinito. Siete entrate attraverso la porta. Chissà quante cose straordinarie possiamo fare in questi giorni. In realtà ero con una persona. Vorrei leggervi tu. Ok. Maria, Maria, la sensazione di serenità quando mi connetto al mio cuore è sempre indescrivibile. Non esiste tempesta esterna che lo smuove, è il luogo di quiete più profonda che abbia mai sentito. Grazie. Io non riesco a decifrare, ho visto solo delle ombre passare come un pizzico sulla gamba destra. Il tuo cuore ti ha mostrato qualcosa di importante, Anna. Solo delle ombre passare. Mi sono commossa appena ho riaperto gli occhi, tanta gratitudine, grazie, grazie. Ah, sono in paradiso, dice Paola, sento profonda gioia e amore. Cuore che batte forte, il suono di un tamburo, pressione alla testa e fuoco dentro. Sasha, sento che ci siano delle resistenze perché dopo aver mangiato non ho mai nessun dolore, invece ora stavo sentendo un dolore che mi faceva essere super connessa come se non fosse. Dovessi sentirmi. Riprova, certo. Connection rimarrà sul gruppo Facebook è accessibile rivisionabile in differita per molto tempo, quindi però fatelo, cioè, non è che se è molto tempo allora poi è per voi, è per tutti noi. Stiamo creando un nuovo paradigma su quello che è il campo di informazioni qua dentro, quindi fatelo. Sono in paradiso, l'ho letto. Ok, ho sentito il suono di quando si passa il dito su un bicchiere di cristallo, immersa in un pulviscolo dorato e brillante.
prima immagine delle mani che hanno toccato delle corde che entrano in vibrazione, una me vestita di bianco, una me vestita di piume nere, bellissima immagine, sensazione di pienezza, come mi piace. Questa è un'immagine straordinaria che mi è passato proprio sul concetto di la luce e il buio, che creano una coscienza potentissima. E con buio non parliamo d'ombra, eh? Un'altra cosa, l'ombra. L'ombra quando si è nel giudizio, il buio invece è luce pura. È luce pura, è più luce della luce stessa. Ok, ci siamo, ci siamo. Allora, wow, questo era il primo modulo di connection. Su Facebook, sul gruppo Facebook, continueremo con i moduli. Vi ho mandato la mail, spero sia arrivata a tutti la mail. Comunque l'ho messo anche qua nella sezione eventi. Su YouTube invece ci saranno le descrizioni sotto per accedere al gruppo Facebook di Connection. Oggi è il giorno ufficiale della partenza del contest. Ok, quindi il gruppo durante la notte è successo qualcosa, abbiamo superato i 100, quindi abbiamo già un vincitore di una sorpresa del contest. Se non l'hai letto il regolamento del contest, lo trovi comunque sulla pagina Facebook. Te lo riporto lì. O magari lo fisserò in alto in modo che sia più visibile. Vediamo. Comunque è all'interno della pagina come partecipare al contest e alle sorprese che verranno attraverso di esso. Per domani, l'unica cosa che vi dico di preparare sarà un foglio bianco, una penna o dei colori. Un foglio bianco e penna, matita, colori, quello che volete. Quello che volete. Acqua sicuro, preparatevela. Acqua, preparatevela. Foglio bianco, colori o penna. Ok? Ok. Oggi continuerò a leggerli perché sono delle esperienze bellissime, bellissime. Ah, bellissime, benissimo. Ottimo. Grazie della tua presenza, grazie della tua azione, in rispetto alla tua evoluzione e noi ci vediamo da qualche parte e domani qui. A domani. Questo era Connection oltre i registri akashici modulo 1. A domani.